Cebolla e Giovanni Di Trocchio sul pallone. Manovra tenero del mister dell'Accademia. Ancora Di Trocchio, eccoli, uno dei suoi tiri estemporanei. Ce l'ha questa giocata Giovanni Di Trocchio dal nulla per farsi ridare palla. Si scaldano intanto e c'è il gol, attenzione, Di Trocchio, l'avevamo detto anche prima, ce l'ha queste giocate estemporanee, ancora una volta troppo spazio al centro e con il suo conosciutissimo in Serie D ormai da 2 anni e mezzo tiro di punta ha punito Giovanni Di Trocchio, Real Fondi 1 Accademia Sport 0. Recupera molto bene palla Capotosto, lo trattiene da Banelli, Capotosto si invola, ancora Capotosto, Capotosto e ancora una volta il Real Fondi spreca, che lasciano pensare a qualche schema. Parte invece Rinaldi, la conclusione deviato Rinaldi e c'era sembrata di vedere una deviazione di Perria, l'arbitro è Damiani. Tabanelli, Tabanelli ancora bravissimo Perria e c'è un time out. Caiola cede per Piggini, ancora Marini per Caiola, i due nuovi entrati provano a scambiare, Caiola, Caiola molto bene, Caiola rete! Rete splendida di Caiola che dà ragione a Catanzariti. Al posto di uno spento Rinaldi, dicevamo prima, entra Caiola e fulmina Perria con una grande girata troppo tenera qui la difesa rossoblu. 1-1 tra Real Fondi Accademia, lampo della squadra di Catanzariti. Accademia con Marini, ancora Marini, bravissimo ancora Caiola, Caiola grande giocata, faro imprescindibile della squadra di Catanzariti. Tabanelli 1-2, no invece una fitta, gran gol di Tabanelli, sembrava aver ripassato il pallone a Marini e invece lo hanno nascosto, davvero prestigiatore Tabanelli, l'abbiamo detto pochi secondi fa, imprescindibile per la squadra di Catanzariti, gran gol, 2-1, sorpasso Accademia. Caiola punta a bolla, se ne va la grande Caiola, Caiola, Perria ancora, Alessandro Perria dice di no, momento per Caiola, Caiola l'errore, Ercolani, Ercolani il destro ancora Perria, veramente strepitosi, grande reattività in questa fase della squadra pontina, Caiola il sinistro e indovinate un po', ancora Perria a dire di no come sempre, Puccio, la sua giocata preferita, infatti fa tutto benissimo Di Trocchio e sfiora il pareggio il Real Fondi sulla grande giocata di Cuccio, Di Trocchio per poco, Peppe, e il pallone per Di Trocchio che prova il destro e questa volta è Saccucci a superarsi. Real Fondi 3 contro 2, la palla è per Di Trocchio, alza la testa all'esterno del Real Fondi, prova il tiro e c'è il gol, il pareggio ancora di Di Trocchio che si conferma spina nel fianco della difesa pontina. Non perfetto questa volta l'intervento di Saccucci che si fa bucare sul primo palo. Catanzariti comunque invita tutti alla calma, ma è chiaro che questo gol può dare nuova fiducia ai fondani dopo aver subito il 2-2. Ancora Piggini il destro, Perria ancora una volta, non è cambiato il copione, ma naturalmente ha tutto il tempo per rifarsi. Palla ancora per Curcio, ha detto per bolla, bolla, bolla e il Real Fondi sfiora il 3-2. Calcio da Marini, intercetta il passaggio del nuovo entrato, però palla per Marco Ercolani, dentro c'è Caiola, Perria strepitoso, Perria rientrato per Caiola, Damiani prova il destro e la rete di Damiani che con la punta beffa Perria. Perria finora autore di una grandissima partita, nell'occasione non è apparso ineccepibile e dopo l'errore sul 2-2 di Saccucci arriva anche un piccolo errore anche di Alessandro Perria. Il tempo scorre, 4 minuti al termine, riparti Real Fondi, Di Trocchio può calciare, lo fa, è incredibile, sotto misura Curcio da 0 gradi praticamente perché era attaccato al palo. Riparti Real Fondi, palla di Curcio, Curcio per Peppe, perde malamente palla Peppe, Caiola solo anche a Perria, Caiola prova a saltarlo e ci riesce Caiola, 4-2 e probabilmente scrive i titoli di coda
con il gol del 2-4 Caiola, autore di una doppietta, il capocannoniere del girone B. E la partita finisce qui, grande esultanza della panchina dell'Accademia Sport, ovviamente per questi tre punti importantissimi ottenuti su un campo duro contro una squadra ostica come il Real Fondi.